Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel percorso che fanno i pellegrini quotidianamente per andare verso il coro cosiddetto del Crocifisso delle Stimmate, dove Padre Pio ricevette le stimmate nel 1918. Per cui vogliamo raccontarvi quello che accadde il 25 di ottobre del 1921, qualche anno dopo la stigmatizzazione di Padre Pio. Chiaramente siamo negli anni un po' critici, dove cominciano un po' dove lo stesso Padre Pio comincia un po' a soffrire per quello che stava accadendo. Infatti in quella giornata venne qui il cardinale Augusto Siri, cugino del cardinale Gasparri. Fece visita a San Giovanni Rotondo e al termine di questa visita il cardinale, sul registro dei visitatori, andò a scrivere testuali parole: «Ho con molta soddisfazione spirituale visitato il reverendo Padre Pio nel convento di San Giovanni Rotondo, raccomando alle sue orazioni tutte le mie intenzioni esposte a voce e ringrazio in modo particolare il molto reverendo Padre Guardiano della cortese ospitalità riservata a me e al mio compagno di viaggio, Monsignor Giuseppe De Angelis». E fu una visita per tutti, fu una visita informale, ma poi la stessa contessa Siri, che era la cognata del cardinale, era molto devota di Padre Pio, anche amica dei frati cappuccini, andò a raccontare qualche anno più tardi che il cardinale era venuto qui proprio su indicazione di Papa Benedetto XV, proprio per vedere, inquisire e osservare, e poi soprattutto riferire a lui tutto quello che riguardava intorno a Padre Pio da Pietrelcina e anche all'operato dei frati minori cappuccini. Beh, quando parliamo del cardinale Siri non possiamo non mettere in risalto quanto accadde invece dinanzi a Pio XI, quando dei cardinali stavano decidendo insieme al Papa, c'era anche il cardinale Siri, stavano decidendo sulla sorte di Padre Pio, sulla sospensione a divinis nei confronti di questo frate minore cappuccino. Ad un certo punto entrò nello studio del Papa un frate che si avvicinò al Papa, gli baciò il piede e disse: «Santità, per l'amore della Chiesa non permettete tutto questo». Poi di nuovo gli baciò il piede e uscì. Immediatamente i cardinali andarono subito ad aprire la porta per chiedere da che parte fosse entrato questo frate. La guardia che era dinanzi allo studio del Papa disse che non era entrato nessuno, al che immediatamente il Papa sospese questo incontro e chiese immediatamente al cardinale Siri, che aveva contatti con San Giovanni Rotondo, di contattare il padre guardiano immediatamente e di capire un po' se effettivamente Padre Pio si era spostato dal suo convento, al che il padre guardiano comunicò che a quell'ora, in quella data giornata, Padre Pio era in coro a pregare. Il cardinale comunica tutto questo al Papa, che esclama: «Qui c'è il dito di Dio», e archiviò la pratica della sospensione a divinis di Padre Pio.